Siamo con il professor Francesco Botturi, prorettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, il quale ci introduce al tema di stamane, sul tema fragilità e cura, che appunto segnerà tutta la giornata di studi oggi all'Università Cattolica. Sì, in realtà soltanto la mattinata, su un tema, questa fragilità e cura, che è presente nella traccia di preparazione del convegno, perché evidentemente si tratta di un punto di esperienza umana assolutamente decisivo. È decisivo nel senso che nella fragilità si accumulano le difficoltà del vivere, ma anche essenziale, decisivo, perché lì ne va del significato dell'uomo e appunto di un umanesimo, cioè un umanesimo integrale, come viene anche ricordato nella traccia, ha il compito di integrare appunto questa esperienza della fragilità in cui l'uomo vive sotto le sue possibilità, vive nella difficoltà della vita, e la cura come la risposta che dà senso, cioè che accoglie la condizione umana nella sua difficoltà e le attribuisce il significato di una esperienza condivisibile, di un'esperienza che non si ferma in se stessa, ma che può essere trasfigurata, per usare una parola del convegno, a un livello superiore o più profondo, quello appunto a cui ogni uomo aspira, cioè una riconciliazione integrale della vita.